E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire l'ultima parola, cannone portatile esotico riportato da Destiny 1 e ottenibile tramite la quest esotica Estrazione. Prima di iniziare vi comunico che se volete è presente anche il video gameplay sul canale. Ma adesso andiamo subito a parlare dell'arma, partendo ovviamente dal suo perk. Questo innanzitutto ci permette di sparare in modalità automatica e inoltre causare danni senza mirare aumenta la precisione e la velocità di ricarica dell'arma. Questo perk esotico in combinazione con impugnatura bruciapelo ci permette di utilizzare l'arma senza mirare con un'ottima precisione. Inoltre questa è quasi l'unica modalità in cui possiamo utilizzare l'arma dato che il rinculo è veramente molto alto. E sparare quindi in modalità mirino risulterebbe molto difficile. Parlando dell'utilizzo che possiamo fare di quest'arma, partiamo subito dal PvP, ambito in cui questa viene utilizzata di più. Premetto che quest'arma utilizzata in PvP è veramente molto particolare ed ha uno stile di gioco tutto suo. Come ho già detto, va quasi necessariamente utilizzata in hipfire, quindi senza mirare, dato che comunque il suo danno in testa è di 68 e quello al corpo di 51 ci permettono di uccidere facilmente quasi tutti gli avversari. Per intenderci, il danno al corpo dell'arma, che ha una cadenza di 225 colpi al minuto, considerando anche l'autofuoco, differisce solo di qualche cifra dal danno alla testa che fa un fiducia, che vi ricordo essere un cannone portatile da 180 colpi al minuto. Apparentemente questa caratteristica dell'arma potrebbe farla sembrare veramente troppo forte, se non fosse che comunque è molto difficile da utilizzare, perlomeno per quanto mi è sembrato. Infatti sulla carta l'arma riuscirebbe a tritappare in testa, tuttavia è veramente molto difficile riuscire a mettere 3 colpi di fila in testa. I nostri tentativi andrebbero vanificati anche se solo uno di questi vada al corpo oppure venga missato. Considerando che il danno complessivo di 2 hit alla testa è di 136, serviranno comunque almeno altri 2 colpi al corpo per uccidere l'avversario. Per migliorare la vostra precisione potete provare a utilizzare l'arma in modalità mirino, ma come vi ho già detto è molto molto difficile, quindi sta a voi se decidere di migliorare la vostra abilità in modalità mirino oppure in hipfire. Parlando invece del PvE, l'arma non ha nulla di più rispetto agli altri cannoni portatili, anzi il suo caricatore, che è di 8 colpi, è abbastanza piccolo e non ci porta chissà quali vantaggi. Parlando in generale dell'arma, questa ha un impatto veramente molto alto, pecca però in gittata e quindi va utilizzata da distanze medio-basse, ha un caricatore di 8 colpi, una cadenza di 225 colpi al minuto, un rinculo veramente molto alto e una velocità di ricarica altrettanto alta. Quindi ragazzi, questa era la recensione dell'ultima parola, come ho già detto trovate anche il video gameplay nelle schede della outro. Come al solito io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo, dite a tutti quelli che conoscete e che non conoscete che c'è la bellissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo questo in descrizione e anche da bellissimo, nuovissimo, facilissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce. And me.